potuto e voluto essere qua questa sera. Questa è una storia che nasce da un'amicizia, una lunga amicizia che dura da molti anni. Nel 2019 è nostra intenzione festeggiare i 30 anni di amicizia con la città di Schwaz. E l'anno scorso, chiacchierando in un incontro, ci siamo detti: ma insomma, bisognerebbe riuscire a fare qualcosa un po' di particolare in occasione dei 100 anni dalla fine della guerra mondiale, che come sapete è oggetto di discussione e diatribe e talvolta anche di scontro, perché ci sono, cioè, a distanza di 100 anni abbiamo trovato poche occasioni per ragionare insieme, e noi eravamo in una condizione di privilegio, se così possiamo dire, perché insomma un'amicizia che dura da tanti anni permette anche di poter pensare di fare delle cose che altri non possono permettersi. Avevamo anche, come dire, buttato lì qualche semino, qualche domanda in occasione della dunata degli alpini. Secondo noi poteva essere una bella occasione per fare qualche ragionamento con i nostri vicini, cugini, ma insomma così non è andata, a parte qualche momento che c'è stato come tentativo, ma insomma si poteva andare più in là. Ecco, questa sera siamo qua, è il frutto quindi di alcuni incontri, voi conoscete, sono sostanzialmente i registi, sono Gianni Gentilini, che vedete al centro, Micaela e Chris, che fin dall'inizio di questo anno si sono incrociati, incontrati, e via via insomma, è maturato questo canovaccio che abbiamo proposto prima nella città di Schwaz, e era il 4 dicembre. No. No, il 4 novembre. E questa sera invece è il ritorno di questo percorso. È un percorso che ha coinvolto le amministrazioni, nel senso che questo è un percorso dove l'amministrazione di Schwaz, a cominciare dal sindaco e dall'assessora, tra l'altro stasera abbiamo una rappresentanza ufficiale in sala di Schwaz, dopo la presenteremo nella parte finale della serata, le daremo anche la parola. Avremo peraltro la rappresentante del Comune di Trento, il vice sindaco Maria Chiara Franzoia. Insomma, abbiamo in sala anche naturalmente un rappresentante del Museo Storico, che è Anselmo Milardi, peraltro nato nella nostra circoscrizione. Ecco, insomma, questo è, oltre ad essere un lavoro di recupero storico di persone che ne sanno, è anche, come dire, un percorso condiviso ufficialmente da istituzioni. Quindi da questo punto di vista questo percorso assume un suo particolare significato. Abbiamo due lettori che sono componenti anche della compagnia Argento Vivo. E che dire, basta, possiamo dare inizio, avremo modo di vedere diversi momenti dal punto di vista, non dico niente, direi che possiamo iniziare. Buon lavoro e naturalmente a voi tutti che siamo in sala, buon ascolto, e a dopo
facciamo anche qualche valutazione. Grazie. Per sempre la retorica è l'arte della persuasione ed è evidente la necessità di convincere quando si tratta di mandare la gente a morire. Ma anche la poesia e addirittura la lirica sono state da sempre utilizzate ai fini della guerra. Canti eroici e cavalleschi, canti di marcia e propaganda, inni nazionali, sono fin da tempi remoti utile strumento per plasmare le coscienze. Perciò ci accostano il tono dei proclami, gli inviti all'eroismo, la promessa di eterna riconoscenza, l'esaltazione del valore. Si va sotto una tempesta di fuoco e di piombo con lo stimolo del riconoscimento o dell'onore di una medaglia. La musica allegra delle marce, il fascino delle divise, l'ordine marziale, le sicure cadenze, tutto è appropriato contorno per un'immagine facile ed esaltante del mondo. Ma altra cosa è la realtà. In nome della sacralità della patria, di luminosi e fausti destini, di tante roboante retoriche iniettate nella testa della gente, milioni di giovani hanno perso la vita, sbudellati tra la polvere o nel fango delle trincee, in mezzo ai campi o sul pietrame dei monti. Troppe vite sono state spezzate per un lembo di terra, per spostare un confine di qualche chilometro, per una patria e una nazione con la maiuscola, tutte cose che appena cent'anni dopo dovrebbero svaporare in un'Europa senza confini, impieghi e multiculturali. Però quanti parole dei manifesti, la retorica dell'imperatore d'Austria, quella trionfalistica del re d'Italia, i ritmi scintillanti delle liriche di guerra e delle poesie eroiche, la forza delle parole d'ordine, tutto ciò si sveglia per quello che è realmente lo stesso istante in cui lo si confronta con la quotidianità della prosa sommessa di chi la guerra l'ha vissuta e subita. Parole affidate a diari personali nascosti, a mesti canti popolari, a scritture talora linguisticamente sgangherate, sussurrate con il lapis, ai propri cari sulla carta dei notes o delle missive. Eppure per le memorie trascurate e mute, nel momento in cui si confrontano con la retorica e la poesia della carta stampata, per chi ha una coscienza, si levano come un urlo, capace di sovrastare qualsiasi altro. Sono pene e dolori impressi come un marchio di fuoco che nessuna medaglia e nessuna marcia trionfale può cancellare. Qui si è scelto di dar voce ad alcuni passi significativi, privilegiando l'esperienza di quei trentini e tirolesi che al termine del conflitto si ritrovarono in una patria diversa da quella per la quale avevano combattuto, con un confine che li divideva da coloro a cui fianco avevano sofferto e con i quali, come con gli ormai ex nemici, avevano vissuto quella terribile esperienza, alla fine della quale molti avrebbero potuto e voluto dire che la guerra è sempre una sconfitta. Eppure qualcuno questa guerra l'ha voluta, l'ha cantata, con accenti che oggi possono sembrarci incredibili, ma che pure sono risuonati, mi hanno convinto qualcuno, forse più di uno. E allora ecco cosa diceva Filippo Tommaso Marinetti il 20 febbraio del 1909, un profeta terribile, che è il suo manifesto futurista. Noi vogliamo glorificare la guerra, sola igiene del mondo. Il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria.
Noi canteremo le locomotive dall'ampio petto, il volo scivolante degli aeroplani. È dall'Italia che lanciamo questo manifesto di violenza travolgente e incendiaria col quale fondiamo oggi il futurismo. Parole che farò rabbrividire, alle quali farà eco, quasi per contrappunto, quello che appena un anno dopo il poeta tedesco Georg Heim scriverà nel suo diario. Es ist immer das Gleiche, so langweilig, langweilig, langweilig. Geschehe doch einmal etwas, oder sei es auch nur, dass man einen Krieg beginne. Er kann ungerecht sein. Dieser Friede ist so faul, ölig und schmierig. Wie eine Leimpolitur auf alten Möbel. È sempre la stessa roba, così noiosa, noiosa, noiosa. Accadesse almeno qualcosa una volta, o fosse anche solo che si iniziasse una guerra, fosse pure ingiusta. Questa pace è così corrotta, untuosa e viscida come può esserlo solo una rilucidatura su un vecchio mobile. Sono parole terribili, se ci pensate bene, che sono scritte appena 4 anni dall'inizio del conflitto. I punti di vista sono diversi, a volte contrapposti, anche le valutazioni più politiche, quelle dei politici, sono a volte stranamente dissonanti. Mussolini scrive nel suo libro Il Trentino visto da un socialista nel 1911: lo Stato è l'esercito e la burocrazia. Ora lo Stato austriaco, che dispone di un fedelissimo esercito e di una burocrazia imperiale non per dovere ma per sentimento, è lo Stato per eccellenza e non può quindi essere frazionato e annientato dalla morte di un sovrano. Quando l'esercito è compatto, lo Stato esiste e resiste. Ma 3 anni dopo, il 12 giugno del 1914, poco prima dell'inizio della guerra, Battisti, nel suo discorso all'Università di Innsbruck, dice una cosa completamente diversa. Altrove l'esercito è espressione genuina, caratteristica della patria, ma la patria in Austria non esiste. L'Austria è una bolgia infernale nella quale le patrie si accavalcano l'una sull'altra. Ed è così, in mezzo a queste contraddizioni più o meno apparenti, a queste parole che ci appaiono quasi deliranti, che si arriva al fatidico 28 luglio del 1914, quando il vecchio sovrano austro-ungarico si rivolge ai suoi popoli con queste fatidiche parole. Ai miei popoli, è stato mio ardente desiderio consacrare gli anni che, con la grazia di Dio, ancora mi rimangono, a lavorare per la pace e proteggere i miei popoli dai duri sacrifici e dai pesi della guerra. La provvidenza, nella sua sapienza, ha diversamente stabilito. Le trame di un malevolo avversario mi costringono, in difesa dell'onore della mia monarchia, per custodire la sua dignità e la sua autorità, per la sicurezza dei suoi possedimenti, a impugnare la spada dopo lunghi anni di pace. La speranza che il regno serbo apprezzasse la pazienza e il desiderio di pace del mio governo e mantenesse la sua parola non è stata soddisfatta. La fiamma del suo odio per me e per la mia casa ardeva sempre più alta. Il disegno di strappare da noi con la forza parti inseparabili dell'Austro-Ungheria è stato manifestato senza più travestimento. Una criminale propaganda si è estesa oltre la frontiera, con l'obiettivo di distruggere i fondamenti dell'ordine dello Stato nelle parti sud-orientali della monarchia, di far vacillare il popolo, a cui nel mio paterno affetto allargo la mia piena fiducia, nella sua realtà, alla casa regnante e alla patria. Di sviare la sua gioventù, incitandola ad azioni dannose di follia e di alto tradimento, una serie di brutali attacchi, una conspirazione organizzata,
cui successo ha ferito me e i miei fedeli popoli al cuore, forma oggi una visibile traccia di sangue di questi complotti che erano gestiti direttamente dalla Serbia. La Serbia ha rigettato le giuste e moderate richieste del mio governo. Devo perciò procedere con la forza degli eserciti per assicurare quelle indispensabili garanzie che sole possono assicurare la tranquillità del mio Stato interno e di natura pace all'esterno. In questa solenne ora io sono pienamente cosciente dell'intero significato della mia decisione e della mia responsabilità innanzi all'Onnipotente. Ho esaminato e soppesato ogni cosa e con serena coscienza espongo la strada che il mio dovere indica. Confido nei miei popoli che attraverso ogni tempesta